Francesco, benvenuto a Mica Pizza e Fichi. Grazie mille. Ti presento Sara, la nostra critica. Piacere, Francesco. Allora, Francesco, racconta a chi ci sta guardando qual è il tuo cavallo di battaglia, la pizza che meglio ti descrive, ti rappresenta. Ok, allora, oggi abbiamo portato una ricetta che mi rappresenta tanto, che è una sorta, diciamo, di quattro formaggi, che ha un nome anche un po' pop, che è Botox, quindi... ma occhio che lei è la critica, quindi... Ed è una pizza non molto facile, però diciamo che ha una base di fondura di caciocavallo stagionata in grutta, un blu di bufala, del fior di latte, delle chips di parmigiano e una confettura di fichi bianchi del Cilento. Allora, come si procede con l'impasto? Ok, perfetto. Oggi lavoriamo con una farina di tipo 1 biologica da grani italiani. Partiamo con 500 grammi di farina. Andiamo ad idratare questa farina al 70%. Andiamo prima a miscelare un po' per ossigenare la farina. Andiamo a inserire l'acqua, a step, non tutto ovviamente. Mettiamo un tre quarti dell'acqua che abbiamo pesato, in questo modo qua. Abbiamo fatto assorbire tutta la farina. Andiamo a fermarci per un quarto d'ora, 20 minuti. Perfetto. Okay. Continuiamo inserendo poi dopo il lievito e a fine impastamento il sale. Ma noi ce l'abbiamo. Certo. Andiamo a condire con la fondura di caciocavallo, questo modo qua, proprio come se stessimo mettendo il pomodoro. È fatta? Sì, è pronta. E poi la facciamo all'uscita. Ok. Attenzione perché il forno, no, il calore so che è un ingrediente. A quanta temperatura l'hai portato? Diciamo che noi siamo sui 430 gradi. Ok. Per farla a casa? In forno preriscaldato a 250 gradi, prima sulla parte, diciamo, inferiore del forno e poi andiamo a metterla sulla parte superiore a fine cottura. Francesco, Sara, mentre la pizza è nel forno, facciamo un break, no? Anzi, un aperitivo, usiamo l'italiano che è meglio. Sì. Abbiamo un parmigiano reggiano, stagionatura a 13 mesi, sentirete proprio il latte. Grazie. Grazie. Pastoso, scioglievole, però un sapore definito allo stesso modo. Piacevolissimo, ottimo compagno per una pizza. Se non avessimo la pizza in forno, io lo mangerei tutto. Esatto, ma prendi la pizza. Dai, la pizza, Francesco. Ah. Eccoci, ragazzi. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Sei tu il maestro. Andiamo a taglio. Il crunch. Andiamo a farcirla con del blu di bufala. Non tantissimo perché è sapido. Il profumo aumenta. Andiamo poi a smorzare la sapidità del blu di bufala con una confettura di fichi. Fico? Fichi bianchi del Cilento, scusa. Gioco in casa. Assolutamente sì. Andiamo a concludere con la parte croccante, che è una chips di parmigiano. Questo metto qua. Eccola qua. Andiamo a chiudere con un po' di verde per dare un po' di colore. Anche perché per noi campani la pizza è basilico. Senza basilico non c'è pizza. Andiamo a condirla con l'olio extravergine a crudo, a finale, rigorosamente a crudo. E poi andiamo a servire. Buonissimo. Grazie. Top. Bravo. Grazie. Abbiamo mangiato. Adesso bevi un pochino. Abbiamo questa bevanda con ingredienti 100% italiani che ti serve per riprenderti un po'. Ci rifocilliamo. Certo, Francesco, anche perché è arrivato il momento della sfida. La sfida di Mica Pizza e Fichi. Adesso io sceglierò tre ingredienti nella nostra incredibile dispensa e tu dovrai cercare di usare la fantasia e di preparare una pizza con tre ingredienti che ovviamente non conosci. Ok. Vai. Vai. Ispirati. Olio extravergine d'oliva al tartufo. Questo, diciamo, va benissimo con i latticini, un gusto intenso, però secondo me riesce a trovare le giuste combinazioni. Mi fai giocare in casa, secondo me. Ah sì. E poi, caro Francesco, guarda, il prosciutto cotto. Bene. Aspetta, perché non abbiamo finito, perché c'è l'olio al tartufo, prosciutto cotto e poi dai, fior di latte. Fior di latte, ok. Dai. Sto pensando, diciamo che qualche idea ce l'ho. Andiamo a stenderla, stesso impasto usato in precedenza, quindi con una farina che garantisce forti sentori di frumento.
questa crema di ricotta che abbiamo stemperato con del latte. Questa prima la mozzarella va in forno e poi la completi dopo. Sì. Quindi il prosciutto cotto lo mettiamo all'uscita. Ci siamo quasi, ragazzi, Sì. Asciughiamo per bene, cerchiamo di cacciare via tutti i liquidi in eccesso. Eccola qua. Andiamo a farcire col prosciutto cotto. Andiamo a dare un po' di volume. Così. E la pasta. Questa cos'è? È la pasta purissima, sempre di nocciole. Eccoci qua. Perfetto. Andiamo a dare un po' di croccantezza. Andiamo a finire la farcitura con l'olio tartufato che mi hai dato tu dentro. Eccolo qua. Col caldo, così l'aroma viene sopra. Mamma mia, fantastico. Fatto. E poi non esiste pizza, esiste pizza senza basilico. Allora, mentre la tagli, io vado a prendere il vino, Francesco. Ok. Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, sono tutti vini che si abbinano alla pizza, ma oggi voglio brindare con un vino speciale, visto che tu sei una persona speciale. Perfetto. Sangiovese Superiore. Grazie. Ancora calda, Che bella. Devi farci compagnia. Ti invito nel frattempo ad osservare la bellezza della sezione di questo alveolo. Sì. Ragazzi, buon appetito. Buon appetito. Alla salute di Francesco. Vediamo come te la sei cavata. Io sono di parte, ragazzi, a me piace. Ma io quando mi emoziono rido, quindi insomma. Ok, perfetto. Allora ho fatto bingo. Sara, questo è per te, Sangiovese di Romagna, Francesco. Grazie. Prima la recensione. È una pizza assolutamente, come dire, giocata sui colori tenui ed è bella esteticamente, leggermente maculata, è una pizza che è chiaramente ispirata alla tradizione campana, quindi è assolutamente un impasto piacevolissimo, non invadente. Per quanto riguarda la scelta degli ingredienti, è un salto indietro e un salto in avanti, nel senso che non so se voi la mangiavate al liceo, non so, in pausa, no? La ricreazione, la pizzetta classica scaldata con prosciutto cotto e mozzarella. Sì. Che tu chiaramente hai arricchito sfruttando, no, la tua fantasia e soprattutto le grandissime materie prime anche del tuo territorio. E che sono tutti elementi ispirati anche appunto a, quindi, la montagna, al bosco, che ti riportano un po' così. Che ti posso dire? Ti posso dire che questa è una pizza che più che un comfort food, perché appunto la pizzetta mi ricorda quel genere là, potrebbe essere un comfort food. Bellissimo. Lato estetico. Ti ringrazio. Bravo. Facciamo un brindisi a Francesco Capesce. Grazie. Mica pizza e fichi.